Salve a tutti, lo vedete il colore del mio vestito? Ecco, oggi non potevo che vestirmi così per parlarvi di The Batman, film del 2022 diretto da Matt Reeves e scritto da regista con Peter Craig, che è il figlio di Sally Field, pensate un po', e anche con il contributo di Mattson Tomlin, che poi non è stato nemmeno accreditato, un film che era stato originariamente pensato all'interno del DC Extended Universe, e infatti doveva essere Ben Affleck a interpretare ancora una volta il protagonista, dopo che già aveva indossato la maschera dell'uomo pipistrello in Batman v Superman Dawn of Justice e in Justice League, con anche un cameo nel primo Suicide Squad, se vi ricordate. Non solo, doveva anche essere il regista, lo stesso Affleck, di questo film, ma in seguito poi all'assegnazione del progetto a Reeves, il film ha iniziato a cambiare forma fino a quando la Warner non ha deciso definitivamente di trasformarlo nel primo capitolo di una nuova ipotetica trilogia sul Cavaliere Oscuro completamente autonoma rispetto a tutti gli altri progetti in corso sui fumetti della DC, rendendolo in questo modo un esperimento isolato molto simile, editorialmente parlando, a quello che era stato Joker, dunque un film slegato da tutto il resto, ma anche un tentativo di cinecomic autoriale, mettiamo questo termine tra mille virgolette, poi vi spiego anche perché, in modo da stuzzicare l'interesse anche di quei cinefili che di solito i film di supereroi non li guardano, cosa che però la Marvel ha imparato già a fare all'interno però del Marvel Cinematic Universe, e speriamo che impari a farlo anche la DC Warner con questa nuova gestione targata James Gunn, regista, come sappiamo, dell'unico film davvero autoriale del DC Extended Universe, ovvero The Suicide Squad, Missione Suicida. Zack Snyder non può essere considerato un autore, su questo è anche inutile discutere perché ne ho già parlato nel video che avevo fatto tempo fa su Zack Snyder's Justice League, andatevelo a recuperare. E però in realtà nemmeno Todd Phillips e tantomeno Reeves possiamo davvero definirli autori, perché a parte alcune caratteristiche sicuramente ricorrenti nei loro film, non sono però in possesso di uno stile riconoscibile a occhio nudo, a differenza ad esempio di uno come Christopher Nolan, che quando gli fu chiesto di girare il suo Batman applicò il suo stile a Batman, uno stile che già era il suo e che andava ad adattarsi a quel tipo di materiale narrativo, creando qualcosa di originale e di innovativo, al contrario di Reeves, che nell'approcciarsi a Batman con questo film, che cosa fa? Non potendo contare su uno stile autenticamente suo, assembla per l'occasione uno stile che possa adattarsi efficacemente al soggetto da trattare, attingendo da stili preesistenti. È questa sostanzialmente la differenza. Poi è chiaro che Nolan, Reeves, Phillips, Gunn sono tutti degli ottimi cineasti, ma alcuni sono dei grandissimi autori, altri sono dei grandissimi mestieranti. E badate bene che i mestieranti non sono shooter. Lo shooter ha una competenza di pura scuola, di puro professionismo, invece sappiamo che il mestiere è fatto anche di esperienza, di talento, di acume industriale, eccetera. E in primis è proprio su questo aspetto che appunto The Batman è figlio di Joker. Come Phillips, anche Reeves appunto recupera uno stile dai tratti molto forti, attingendolo dal passato della storia del cinema, per usarlo come chiave di lettura, o meglio di rilettura, di uno storico personaggio dei fumetti. E sappiamo che per Joker l'immaginario di riferimento era quello di un certo cinema tra gli anni 70 e 80, il Martin Scorsese di Re per una notte e il Taxi Driver, i Guerrieri della notte di Walter Hill, ma anche altre fonti collaterali come L'uomo che ride di Paul Leni. E invece quali sono le ispirazioni di Reeves per questo The Batman? Innanzitutto il noir di matrice chandleriana. Ebbene sì, perché il Batman di questo film
non solo è tormentato, ma in una maniera veramente estrema, come mai lo si era visto sullo schermo, nemmeno nei film di Nolan. Non solo questo Batman è padrone della notte, come tutti i protagonisti del noir, ma come Philip Marlowe, questo Batman è anche un detective, è un Batman investigatore. Ebbene sì, e per chi in realtà ha già dimestichezza con i fumetti di Batman, deve essere stata una gioia incredibile vedere al cinema un Batman detective, perché in realtà questo era un lato del personaggio che fino ad oggi non era mai emerso nelle sue trasposizioni cinematografiche in questo modo, pur essendo appunto un elemento peculiare della sua prima versione fumettistica. E dunque si tratta anche, in questo senso, di un ritorno alle origini di questo personaggio, proprio per come all'epoca lo concepirono Bill Finger e Bob Kane. In quale epoca? Proprio ad un passo dalla nascita del noir al cinema, perché il personaggio nacque nel 1939, quando già però furoreggiava l'hard boiled come genere letterario, e il film in effetti svela sin da subito la propria anima noir alla Raymond Chandler mediante la voce narrante del protagonista, una voce che si pone come autentico flusso di coscienza del personaggio e che in realtà è il riflesso sonoro di un diario su cui appunto il protagonista sfoga costantemente i suoi pensieri, come molti protagonisti del cinema di Paul Schrader. Il flusso dei pensieri, no? Il flusso della notte, questo Batman cova nel nero della notte, in questa Gotham decadente, livida, che si inserisce sul solco della metropoli di Seven di David Fincher, ma prima ancora della Los Angeles di Blade Runner, una città inquietante, tentacolare, da neo-noir appunto, dove la pioggia è perenne, dove anche nella ricchezza straordinaria cromatica della fotografia le luci sono tenue, sono tenui, sono cupe, sono fredde, e dove soprattutto la tenebra è una minaccia, perché dentro quell'angolo buio della metropolitana, oppure in quel pezzo di strada che non è illuminato dal lampione, oppure in quel corridoio così tetro della stazione, potrebbe esserci il pipistrello. La paura è uno strumento, questo ci dice lui stesso in voiceover. Io non mi nascondo nell'ombra, io sono l'ombra. E anche il segnale luminoso, appunto, che dovrebbe servire al commissario Gordon per chiamare Batman, in realtà è un segnale più che altro per i criminali, perché che cosa vuol dire? Attenti, Batman potrebbe essere proprio lì, dietro di voi. E lo stesso timore che Batman incute ai delinquenti di Gotham, Reeves lo incute anche a noi spettatori, in questa sequenza introduttiva che prepara l'avvento di Batman sulla scena, imponendo anche a noi un tenore di oppressione, di ansia, di suspense paranoica. E poi quando Batman finalmente si palesa uscendo dall'oscurità con queste scarpe che pestano con pesantezza lo strato di acqua piovosa che è per terra, con questo portamento statuario non solenne, non ieratico, ma proprio intimidatorio nei confronti di questa banda di teppisti col volto truccato che sta aggredendo questo signore appena sceso dalla metro, loro gli chiedono: chi sei? E lui che cos'è che risponde in questa frase che ormai è diventata già subito di culto? Io sono vendetta, e picchia questi teppisti con una rabbia belluina, spaventando anche quel signore che era stato aggredito. Una belva notturna, questo è Batman. E quando però la notte finisce, scompare Batman e riappare Bruce Wayne, che si mette in sella alla sua moto, rientra nella sua tana, si toglie il costume, si pulisce gli occhi dal trucco nero, una cosa anche questa che mai abbiamo visto fare,
e si toglie le lenti a contatto con videocamere incorporate e attraverso le riprese effettuate in flusso durante la notte continua a scorrere rivedendo queste riprese con un effetto a dir poco allucinato, quasi un incubo perpetuo, perché la notte è anche e soprattutto un rifugio per non vivere il giorno. Il Bruce Wayne di questo film non ha la sicurezza di quello di Michael Keaton, tantomeno la spavalderia di quello di Christian Bale, e nemmeno la possanza di quello di Ben Affleck. Intanto è più giovane, perché infatti viene detto che indossa il costume di Batman da soli 2 anni, ed è un giovane chiuso in se stesso, infelice, complessato, sull'orlo della depressione e sull'orlo del crollo dei nervi, con questo corpo dolorante che, per come lo inquadra Reeves, è apparentato con quello di Joaquin Phoenix in Joker, un corpo pallido, tumefatto, deforme quasi, e a incarnare questa sofferenza abbiamo uno struggente Robert Pattinson. Reeves ha insistito con la produzione per ingaggiarlo, beccandosi anche gli insulti dei fan che non lo volevano come Batman, e poi come al solito si sono ricreduti appunto i soliti fan coglioni che rompono sempre i coglioni, appunto. E il Batman di Pattinson è appunto un Batman emo, un Batman triste, un Batman perfetto proprio per essere la voce di un'epoca triste come la nostra. E infatti nella testa di questo Batman rimbombano i Nirvana con Something in the Way, appunto, che è la colonna sonora perfetta per questo Batman malinconico e straziato. Un Batman detective, come dicevamo, un Batman che affianca sulla scena del crimine e anche nelle indagini il commissario Gordon. E diciamo, Jeffrey Wright è un Gordon diverso da Gary Oldman, meno sanguigno, più bonaccione, più paziente e anche più impressionabile, e almeno per ora non funge da padre putativo di Bruce. E nemmeno Alfred in realtà funge da padre putativo di Bruce, che è in questo caso un tenero Andy Serkis, anche lui voluto da Reeves, che già lo aveva diretto nei suoi 2 film del Pianeta delle Scimmie, nei Panni di Cesare, 2 film eccezionali, dove anche la performance in motion capture di Serkis era qualcosa di anch'esso eccezionale. E diciamo, questo suo The Batman non è esattamente eccezionale, proprio perché, a differenza del Cavaliere Oscuro di Nolan, non inventa ma rielabora, come vi dicevo, e anche perché è un film che ha delle sequenze, poche in realtà, nelle quali si intrufola una certa prolissità. È un film che dura pur sempre 3 ore, eppure per essere un film che dura 3 ore è un film dove quasi ogni inquadratura si porta dietro uno schema di composizione accuratissimo. È un film visivamente ammaliante, è un film dove il montaggio sa indirizzare lo spettatore spesso volentieri in zone inaspettate. È un film che su questo pensa agli antipodi rispetto a quella che è la macchina cinema marveliana. Non che la Marvel sia schifosa, appunto, lo sapete bene, io non lo penso, ma è chiaro che parliamo di tutt'altro modo di fare cinema rispetto a quello, tutt'altro modo di pensare il blockbuster. E appunto un sacco di critici o pseudotali hanno ricondotto lo stile di questo film al Batman di Nolan, quando in realtà non ha niente a che spartire con Nolan. È uno stile che non è realistico, a differenza di quello di Nolan. Basti vedere il look del personaggio del pinguino di Colin Farrell, che è identico al Robert De Niro degli Intoccabili. Possibile che nessuno l'abbia notato, dico io. È un omaggio lapalissiano quello che fa Reeves, anche nella stessa recitazione di Farrell, che è proprio da fumetto. Altro che realismo, altro che Nolan. Reeves appunto guarda al gangster movie degli anni 30, guarda al noir di 40 e guarda a Fincher, pescando sia da Seven che da Zodiac, perché l'enigmista distilla enigmi.
come serial killer di Zodiac, ma anche effettivamente come l'enigmista, il suo enigmista. Ma gioca con Batman come il gatto con il topo allo stesso modo di Kevin Spacey con Brad Pitt in Seven. E va detto che però Paul Dano non è affatto meno bravo di Spacey nel fissare la lucidissima pazzia di questo suo maniaco e nel renderla terrificante, e proprio nel rapporto malsano e appassionantissimo tra Batman e il suo nemico, Reeves è in grado di costruire lo straordinario spessore contemporaneo di questa storia tramite una maglia di segnali e di istanze visive riconducibili al tema del doppio. In questo senso è semplicemente grandioso questo prologo che viene dopo la scritta The Batman, con questa soggettiva incastrata in un visore, e in sottofondo appunto udiamo il respiro di chi lo sta indossando questo visore, e noi lo sappiamo chi è che lo sta indossando, o meglio pensiamo di saperlo dopo aver visto la scritta The Batman all'inizio del film. E l'obiettivo di questo visore è puntato sulle finestre illuminate di questo palazzo dall'aria nobiliare, e in una di queste finestre notiamo qualcuno, un bambino vestito per Halloween. Arriva subito il padre, che è appena rientrato dal lavoro, il figlio lo trafigge con la spada finta, il papà si finge morto, poi si rialza e la mamma e il bimbo escono a fare dolcetto scherzetto. E allora entriamo nella casa di quest'uomo che è il sindaco di Gotham, fresco di confronto televisivo con la sua sfidante elettorale. Le votazioni sono vicine, ma esattamente dietro di lui c'è qualcuno, quasi come fosse appunto il suo doppio, un doppio oscuro, la sua coscienza sporca. E chi è questa persona? È colui che indossava il visore e che indossa una maschera. E non è chi pensavamo, non è Batman, e ammazza il sindaco colpendolo con questo oggetto che solo dopo scopriremo che cos'è, solo dopo tornerà utile come doppio. Appunto, tutto ritorna, tutto è doppio in questo film, e questa uccisione è veramente rabbiosa. E quando poi apparirà Batman nel corso del film vero e proprio, anche lui indosserà un visore, lenti a contatto tecnologiche, e vedremo la stessa soggettiva applicata però ai suoi occhi, così come vedremo anche lui picchiare qualcuno con la stessa forza cagnesca, appunto alla fermata della metro, come già vi spiegavo in quella sequenza di prima. E quindi un mostro e un altro mostro, una maschera e un'altra maschera, due occhi puntati sulla notte e altri due occhi puntati sulla notte, un orfano e un altro orfano, e forse un altro orfano ancora. Chi? Quel bambino rivisto seduto su quella sedia, e poi al funerale, prima lo vede Batman, poi lo vede Bruce, e al funerale c'è una persona che si rivolge a Bruce: maledetto Thomas Wayne, maledetto il suo fondo di rinnovamento, mia figlia non l'ha mica salvata il suo fondo di rinnovamento. E questa persona poi si dissolve nel buio, meravigliosa quell'inquadratura, appunto quel carrello indietro di Reeves, e rivedremo questa persona. Dove la rivedremo? Forse la rivedremo con una maschera. Basta bugie, è questo il mantra dell'enigmista, perché i suoi indovinelli sono domande in realtà, perché le domande sono torture. Troppo facile darti subito la risposta, prima devi subire la tortura, la stessa che ho subito anche io. Il fondo di rinnovamento, la promessa di un cambiamento, e quando si promettono cose così importanti, infrangere quelle promesse è una colpa che va espiata, e le colpe dei padri ricadranno sui figli. Ma la colpa di che cosa? La colpa di essere ricco? Bruce è ricco, ma questa è una colpa? Chiunque tu sia, è chiaro che tu sia cresciuto ricco, dice la gatta a Batman. Capito, Batman? La gatta graffia, e la gatta è Zoe Kravitz, che è una luce in fondo al tunnel per il nostro Bruce. Ma lo sappiamo, siamo in un noir, e quindi l'amore è comunque disincantato. C'è il bacio al tramonto,
ma alla fine queste due moto vanno ognuna per la sua strada. Vedremo se si ricongiungeranno, forse sì, ma anche forse no. E anche Bruce e Selina appunto sono l'uno il doppio dell'altra, due cuori gracili, ognuno in lotta con i propri demoni. E poi ci sono i due ratti alati, il pinguino e il suo doppio, il falcone che è John Turturro, il boss vischioso, il boss che ti fa fuori ma che ti vuole bene, e mentre lui controlla la città l'enigmista la vuole ripulire. Un giorno qualcuno dovrebbe ripulire questa città da tutto il suo sporco con un nuovo diluvio universale una volta per tutte. Vi ricordate chi è che lo diceva? Il protagonista di Taxi Driver, ed è quello che vuole mettere in pratica l'enigmista, esattamente quello, un'inondazione suprema che cancelli la lordura e le colpe dei potenti. E quanto è facile in realtà diventare un estremista nel 2022. Basta aprire un account social e raccattare i seguaci giusti, magari disposti anche ad armarsi contro un sistema che ha fallito. E hanno ragione, perché il sistema ha fallito, ed è questa la ragione per cui il populismo ha vinto, perché ha ragione. E Batman però non capisce che combattere il populismo con il fascismo è controproducente, perché il potere non deve cedere alla legge della vendetta, ma produrre il terreno per coltivare la speranza. Non deve usare la paura come strumento, ma sconfiggerla. Il potere deve tendere una mano, un gesto che vedremo compiere due volte nel corso del film, l'una il doppio dell'altra, anche questa. Dalla prima si può imparare a svolgere la seconda. Un gesto d'amore che ispira un altro gesto d'amore, e dopo la distruzione serve appunto ricostruire. Ma ricostruire che cosa? Ricostruire la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nei politici eletti, la fiducia negli altri. Eccolo dov'è lo scarto rispetto a Nolan, perché Nolan partiva dalla politica e arrivava al respiro esistenziale. Reeves fa il contrario, arriva alla politica partendo dal cuore, partendo dai sentimenti. Il Batman di Reeves è intimista, è melò. Sentite la colonna sonora di Michael Giacchino come svela la propria tenerezza, e provate a trattenere le lacrime quelle due volte in cui viene tesa la mano. E come in Joker appunto la politica, a differenza della trilogia di Nolan, viene sempre affrontata per quelli che sono i suoi effetti sociali. Mostrare i drogati, mostrare l'orfanotrofio, mostrare la sporcizia, mostrare da dove nasce il bisogno di mettersi addosso una maschera e di mettersi dietro ad uno schermo, perché più angosciante della maschera è lo smartphone, è la maschera in diretta. Sei stato tu la mia fonte di ispirazione, ancora non l'hai capito, dice l'enigmista Batman. Ecco allora da dove nasce il populismo, dal desiderio di giustizia sommaria che appunto è incarnato proprio da Batman, e non se ne rende conto lo stesso Batman. Quindi un film figlio di Joker per tutti i motivi che vi ho detto, quasi una diretta conseguenza, se ci pensate, di quello che Joker già raccontava proprio in merito al populismo e all'antipolitica. Quindi un cinefumetto che più contemporaneo non si potrebbe, e che però non dimentica il puro piacere del cinema di genere, con questi pezzi di bravura uno dietro l'altro, tutta la parentesi con Selina che si infiltra nel locale sotterraneo per carpire le informazioni, e Bruce vede quello che vede lei attraverso le lenti a contatto. Questo è anche un film sul visus, è anche un film sullo sguardo e su come l'empatia possa partire proprio dalla condivisione del proprio sguardo con quello altrui. Tutto il segmento dell'attentato in chiesa, con questa chiesa gotica, con l'auto che sfonda l'edificio, la bomba addosso al procuratore, tutto quello che viene dopo, l'inseguimento in macchina col pinguino in autostrada, con i fari gialli delle vetture e questo diluvio scrosciante, che è appunto un inseguimento che si pone fra vivere e morire a Los Angeles e il braccio violento della legge,
e che in quel momento trasforma quasi il film in un western urbano, e come si chiude questa sequenza con questo campo lungo di Batman capovolto in realtà, perché è osservato allo sguardo del pinguino, lui che arriva in mezzo a queste fiamme, e poi tutta la parte finale dell'inondazione e del trinceramento nella cupola, a livelli quasi pseudo apocalittici, ma ancora una volta veramente ancorati a quella che è la sensibilità terrificante del contemporaneo. E è stato criticato il doppiaggio italiano per il modo in cui sono stati tradotti gli enigmi, sì, in maniera a volte forzata, ma fatelo voi, cavolo, il lavoro di adattamento, se siete così bravi e se credete di essere migliori, ma porca miseria, appunto. E casomai il film, quando ce l'avete in DVD, guardatevelo in originale, anziché fare tutte queste lamentele. E allora, per The Batman, direi che il mio voto è 8. Sicuramente uno dei migliori film su Batman mai realizzati, sicuramente uno dei migliori cinefumetti degli ultimi anni, assieme a Joker, proprio per come continua Joker e per come è il vero sequel di Joker, anche se in realtà poi vedremo un vero sequel di Joker, ma credo che comunque questo film sia stato abbastanza apprezzato, e voglio sapere anche la vostra proprio sul film qui sotto in un commento, se l'avete visto, spero di sì. Se volete, iscrivetevi a questo canale, se volete seguitemi su tutti i miei spazi social che vedete in descrizione. Ci vediamo prossimamente con un'altra video recensione. Buona visione assolutamente di questo The Batman e anche dei film precedenti di Matt Reeves assolutamente, e buon cinema a tutti.